Tempo sfumato, epifania dello spazio. Epifania dello spazio, l'epifania è ovviamente il sottotitolo continuo di fuori orario, di cose mai viste per l'appunto, tra parentesi. E questa volta il tempo si è fermato di Olmi, ovvero l'epifania di un grande cineasta che viene introdotto qui da un cinediario collettivo appena restaurato dalla Cineteca di Milano, e poi in coda, dopo il film che occupa quasi tutta la notte, Solaris di Tarkovsky, nella versione lunga per la prima volta in televisione, e sarà appunto il tempo si è fermato, che diventerà tempo sfumato letteralmente, perché molto probabilmente ci perdonerà Olmi, ma il film poi resterà a lungo in diritti e ci giocheremo ancora amandolo, probabilmente verrà sfumato alla fine, appunto diventerà tempo sfumato, il tempo si è sfumato, ma appunto nel cinema il tempo sfuma in spazio, una sorta di esalazione dello spazio, in parte viceversa, lo spazio è condensazione di quello che abbiamo ancora illusoriamente tendenza a chiamare tempo. Allora, tempo sfumato, l'epifania dello spazio, Solaris. E il tempo si è fermato è un film eminentemente spaziale, legato a questo spazio della montagna, questa distanza da tutto e distanza nelle cose stesse, dalla vita stessa, una sorta di distacco legato proprio all'elementarietà. Un'idea tra l'altro di festa come sospensione, come lontananza dalla vita associata. Solaris è un film terribile, terribilmente epico, praticamente sulla vita e sul mondo che stiamo vivendo, non perché sia un film futurista, come tutti i film di Tarkovsky è un film fuori dal tempo, appunto un film di spazio, ma più ancora degli altri film di Tarkovsky è un film dove l'idea estatica del cinema, che abbiamo parlato più volte per esempio in contrapposizione con quella di Sakurov, viene talmente spinta che per una volta è come se il film rientra in se stesso. Solaris è letteralmente un continuo imbricarsi, che non vuol dire ubriacarsi, un continuo imbricarsi in abisso, anabim, del film su se stesso, della situazione su se stessa. Non che sia un film per questo di fantascienza o che sia così in quanto fantascienza. Ho la famosa idea di risposta russa europea al 2001, Odissea nello spazio. È vero che si tratta letteralmente di un'Odissea nello spazio, ancora una volta, come in Kubrick. È vero che il film ha continuamente questa apertura sulla possibilità di un palindromo, e addirittura le scene recuperate nella versione già uscita in DVD che vedrete per la prima volta appunto stanotte, le scene in una lunga parte e la cosa girata in un momento di tunnel a Tokyo, di tunnel automobilistico, un'idea futuristica ma vuota, un po' Alphaville, un po' Mospo, alla fine risulta totalmente astratta, una sorta di porzione letterale di spazio-tempo, già un po' arca russa di Sakurov, è un puro momento spaziale che poi occupa del tempo del film, lo ricostituisce. Ecco, tutto il film, che tra l'altro nel suo narrare sembra spaventosamente vicino alla notte di ieri, raccontando sostanzialmente di un suicidio a tappe collettivo dell'intelligenza degli astronauti, del loro corpo, della loro mente, il suicidio del pianeta che si rivede continuamente, che è sempre ripensato e rimangiato da un'altra immagine di sé, suicidio come
soggetto che si uccide continuamente in quanto mutante in altra entità. La cosa più affascinante e spaventosa di Solaris è che rispetto a tutti gli altri film, anche successivi, è un film centrale nella filmografia di Tarkovsky, infatti, viene a mancare l'appiglio solo alla bellezza visuale. È un film che è pieno di immagini strepitose, fino alla fine, questo tempo ghiacciato, questo spazio ghiacciato che non capisci se è un fermo fotogramma, se è solo il ghiacciato della situazione meteorologica. Non capisci davvero dove sei dal punto di vista sia spaziale sia temporale. Però è il film che già indica una possibilità di riavvolgimento di tutto il cinema stesso di Tarkovsky, appunto come il 2001 Odissea nello spazio, appunto starei per dire come nel solito In Gerumimus Nocte, Consumi Morigni di Debord. Ho citato tre cineasti che non potrebbero non sembrare, ma essere più distanti. Ecco, nel tempo sfumato l'epifania dello spazio in questa giornata finita. L'epifania è appunto quella in cui la distanza, la lontananza di diversi soggetti, autori, modi di fare cinema, di pensare cinema, si rattrappisce, si condensa in un'unica visione. Di nuovo fa pensare al finale stesso di Solaris. Qualcosa che rilancia le immagini, le rilancia tipo boomerang ancora più, verso una superficie vetrosa ma molle dalle quali sono arrivate e verso le quali possiamo solo rimandarle con rabbia o con delicatezza, con tenerezza olmiana, con durezza. Buona visione, tempo sfumato, Epifania dello spazio. C'era della grappa nel latte. No. La bocca che sa di grappa. Ah, sarà talà. La figlia. Ha già telefonato in centrale? No. Quando telefona, non gli dica niente di questa notte, che ho avuto la febbre. Oh. È tornata la luce. Sì. Meno male.